via il canale. Sto riprendendo. Sì, per sfortuna sì. Mettete un like. Qual era? Non c'è il pollice. Un like. No, non vale, sì. Siamo a Tivoli. Questo Lubiana. È un parco degno di essere ripreso, non come tanti altri parchi che fanno ride polli. Usciti dalla Carinzia, siamo arrivati in Slovenia, per fortuna. Io con solo una mela in tutto il giorno. Sì. E, insomma, questo parco qui si chiama Tivoli, come tanti altri parchi, come quello a Copenaghen, eccetera eccetera, non mi ricordo gli altri posti. Bella inquadratura. Questo è degno di essere ripreso perché è veramente spettacolare. Questo è solo l'inizio. È solo un pezzettino questo. Questo è l'inizio, uno degli ingressi, ci sono vari ingressi da Lubiana, no? da Lubiana centro c'è questo parco appena esci dal centro, e questo è uno degli ingressi, ma è spettacolare, cioè non ha nulla a che vedere, neanche in Carinzia ho trovato un parco così, cioè. Ora purtroppo andavo via al sole, non si vede tanto bene, però... Beh, la Carinzia è tutta un'altra cosa, non si può paragonare... Senti, io sono uscito dalla Carinzia e ho già voglia di esplorare di nuovo, perché da quando sono lì la voglia di esplorare... Perché allora, diciamo, la Carinzia, un po' l'Austria in generale, è bella, però è un po' triste, diciamo. Zombotica, sì. Nel senso che cammini e ti trovi gli zombie, no? Ti sembra di essere dentro The Walking Dead, all'improvviso ti giri e ti inizia a vedere la gente... Vabbè, sì, no, diciamo è così, che... Esci dall'Austria e respiri un'aria un po' più allegra, non ci sono un po' più zombie, vivace. C'è vita, ecco, a giro, sì, fuori da... Almeno, ma anche la domenica. Non voglio dire in tutta l'Austria, ma la Carinzia, porca mia, bella, per amor di Dio, però veramente sono zombotici. Tu esci da lì, tu inizi a vedere gente che parla, che respira. Che respira più che altro. Insomma, percorsi belli da fare anche in bicicletta. Si chiamano piste ciclabili, Sabrina. Piste ciclabili. Piste ciclabili. Percorsi belli da fare anche, ci sono anche un sacco di piste ciclabili perché l'Austria e Slovenia. Da questa è la ciclabile, quindi se vogliamo andare a piedi bisogna andare di là. Dove vogliamo andare? Verso il centro o per restare attivi? Vabbè, grazie. Insomma, Tivoli è un bel parco sicuramente, ora per girarlo tutto è grande, no? Sì, è abbastanza grande, quindi magari non ve lo faremo vedere tutto, perché insomma no, anche è perché gigante. Fa un po' piove, quindi mi sa che si deve andare il via. Il tempo non è dei migliori, credo che andremo verso il centro a trovare un po' di cibo, perché io sto facendo una specie di digiuno di una settimana. Trovo un campo da basket, ovviamente, ci pianto. E ho bisogno di una mela. E quindi metto di tutta la città. Mela. E pensa alle mele, penso alla pallacanestro. Sì, perché sto facendo questo digiuno di mele e è il secondo, è il primo giorno che ho mangiato una mela, solo una mela stamani prima di partire, e ho voglia di un'altra mela. Facciamo vedere un altro po' di parco. C'era uno scoiattolo e non l'ho ripreso. Cioè, a Tivoli ci sono gli scoiattoli. C'è dei punti che assomigliano a Hyde Park. Ah, io non me lo ricordo neanche più Hyde Park. Mi ricordo che era un parco enorme. Ora quando ci si torna poi tu lo riprendi per bene. Eccolo! È andato lì. Si è voluto far riprendere. Ecco, fagli vedere com'è il parco. Vieni, guarda, praticamente noi siamo qua. Noi siamo nella zona, la parte diciamo super turistica, no? Che c'è anche il parco giochi, sì, cavolate varie. Infatti è gigante. No? C'è go-kart, c'è la pista da pattinaggio. Dove l'hai visto i go-kart? All'inizio, sai bene, è questione d'altezza anche. Cioè, io arrivavo sopra il muretto, che io vedevo sopra il muretto, te il muretto, ti arrivava qui, e tu vedevi che c'era dietro.
Sono morale della favola. Noi siamo qui al Puntino Rosso, quindi il parco, immaginate un po' com'è. Sì, vabbè, ma io voglio vedere lo scoiattolo. Ora prossimamente ci torno perché lo voglio vedere. Io voglio vedere lo scoiattolo. Va a sapere dove è andato. Vieni. Non c'è più. Allora. Qual è? Sono praticamente quel parco che si è visto prima nella cartina, che è di là, quel pezzettino lì, sarebbe questa parte qui. Cioè noi siamo in questa zona qua adesso. Questo è tutto il parco di Tivoli. Cioè Tivoli è solo la parte del parco giochi. Il parco in sé per sé si chiama, che non lo so pronunciare, Mostek, una cosa del genere. Mostek, boh, non lo so. Ah sì, ok. Gigante, dove correre, che puoi cambiare anche tutto. E poi c'è anche la parte di qua. Ci sono venuto, ogni volta che ci vengo praticamente via Lugana acquisisce valore, scopro qualcosa di nuovo. E poi c'è un po' di tutto, cioè tu trovi dall'antico al moderno, alla rovina, al parco spettacolare. C'è Dante. Ti interessa a me gli sport, grazie. No, ti ascolto, però intanto guarda, c'è Dante Alighieri, ora vi faccio vedere Dante Alighieri. Che hai visto? Dante Alighieri, versione slovena. Sì, però lui si chiama Trubar, in realtà. Si chiama Trubar. David è venuto qui in Slovenia, sì, per vedere, per trovare un campo da pallacanestro dove poter giocare. Ma dai, mi sono dimenticato il pallone, dai, ho portato tutto, ho le scarpe, sono vestito per giocare. Con un coglione, mi sono dimenticato il pallone. Ma è in tanto macchina? Lo troverò qualcuno e gioco. È in macchina il pallone? Sì, ma se ci torni te ora in fondo, è il culo al mondo. Occhio perché ti schiaccio. Se no non ci fanno mettere il video. Ah, guardate, aspetta, faccio vedere il castello. Lassù. Qua siamo proprio in centro, dove c'è il fiume, dovrebbe esserci, eccolo là. C'è una marea di turisti. È pieno di italiani. Infatti quelli che urlano sono tutti italiani, se voi sentite gente urlare sono italiani. Sì, perché se tu fai a Clagan Fortunosa del genere chiamano tutti. Ti arrestano. C'è qualcuno che urla. C'è qualcuno che chiama un'altra persona urlando. Si bisbigliano, da lontano si chiamano tipo, non lo so come si chiamano, usano un cellulare e bisbigliano il cellulare. Perché... Si chiamano a bassa voce. Siamo passati davanti dei turisti senza scrupoli. No, che dici? Perché chi sei? Ti ha chiesto il permesso per passare? Vedi come è organizzato lui? Lui è organizzato bene, due macchine fotografiche uguali tra l'altro. Sì, infatti guarda. Una con filtro. Cioè, noi siamo poveracci, dei poveri. Rispetto a lui sì. C'è un
a 4.000 euro di fotocamera addosso. La borsa ancora con l'etichetta, l'ha rubata. Castello. Pastrello? Sì, il polpastrello lassù, lo vedete, c'è un polpastrello. Il castello. Dopo il pastrello mi ha anche più di mezzo rumori, sono sordo. Dove cavolo è? Ah, eccolo là. Che fra l'altro io ho il suo cellulare, quindi se lo perdo. Sei un sudicio, lo sai? Ma quant'è che punto la maglietta col draghetto mi di ero Ljubljana? Persa. Sì, sarebbe stato un dono. Eh? Vabbè, comunque stavo dicendo, è una vitella appunto, siccome sono tirchio, non ho mai umplato la maglia, ogni volta vengo qui, ora che c'entra, scusa, è ancora per la battuta di prima. Sono morendo da favola, voglio sta maglietta, la maglietta lo sto col draghetto, uno spettacolo. Il draghetto simbolo di Dubiano. Lubiano? Si chiama Lubiano? Lubiano, sì, perché è maschio. Anche il trenino, non l'avevo mai vista la prima volta, pure il trenino verde, ma forse perché è il simbolo del drago di Lubiana, no? Non sapevo che dicevo. Scusa, il drago è verde, ma il basta trenino... leggere, che leggo. Oh, che bello, a me piacciono gli artisti di strada. Sono due, ti sei persa due aschi spettacolari, inquadri il cervo. Quadra l'aschi. Cioè, non è un cervo, è un ragazzo vestito da cervo. Un cervo. Se te vai lì fa. Non so come fa. YouTube video. Aspetta, guarda, allora facciamo le pubblicità. Ok. Questo ragazzo ha un canale YouTube. Ci iscriveremo al suo canale. Allora, questo ragazzo ha un canale YouTube, cercalo. Ah no, non posso cercare. Non abbiamo linea nel cellulare al momento perché siamo a Lubiana. L'ho ripreso. Facciamo un po' di pubblicità. Noi, capito? Perché noi... Favij e la Sabi, lei si chiama veramente la Sabi, io però non sono Favij. Perché noi siamo famosi su YouTube ormai. Vabbè, guarda, lo diventeremo un giorno. Qua c'è, cosa stavo facendo? Mi stavano schiacciando. Ma poi c'è il cervello anche apposta, è fatta a strega. Stavo per morire in diretta. Spero che le riprese vengano abbastanza bene, anche perché camminando ovviamente la telecamera tende a traballare un po'. Quindi quel poco che riusciremo a farvi vedere da questo video spero renda un po' l'idea. Poi chiaramente dovete venirci personalmente a Lubiana.
difficile oltre che la resa bagno, la resa spogliata. So we came to the hotel the what way? That way. Right. An hour and 20 minutes. Ma... Cioè, ti sei proprio nascosto? Quello oh, di sparare. Guardate, bella Lubiana visto da qua. Questa è una posizione perfetta per Call of Duty o Escape from Tarkov. Ti metti da dietro. Ma non siamo su un videogioco. Li chiappi tutti, li chiappi. Ti metti qui e non ti vede nessuno. C'è l'alberello sulla sinistra. Facciamo gli effetti speciali. Vabbè, questo era bellino perché c'è tutto a vetro, quindi li vedi dappertutto. Ma cosa? Battello a vetro, lo vedi, è tutto trasparente. Ecco il battello trasparente. Fatto così è bellino, vedi dappertutto. Sì, ma cavoli, è un... come si chiama? Una serra. D'estate, cavolo, bella serra. Infatti la usano quando finisce il turno dei turisti, ci piantano erba. Sì, ci fanno le coltivazioni di marijuana. Infatti se tu vai dentro sono tutti fuori, fanno l'esalazione da erba. Che c'è? Perché ridi? Che mi è da ridere, no? Che poi devo da piangere, sono per ridere. Non male il rido. Ma perché, scusa? Ma perché leggo delle ossee. Tipo? Allora devo tornare indietro, ti devo leggere tutto il letto sloveno, sì. No, è impronunciabile. È in sloveno, ma scusa, come fai a metterti a ridere leggendo cose in sloveno se neanche lo capisci lo sloveno? Ti fanno ridere, no? Come il coreano, se fai l'accostamento tra coreano e italiano, quando parlano in coreano sembra di dire parolacce in italiano. E in sloveno è uguale. Per esempio questo, no? Pri Borgem Trutu, come cazzo si pronuncia? Non c'è neanche una H di mezzo come in tedesco. NASA. No, quello. Ma lo vedi dove sto leggendo? No. Pri. Sì, ma insomma c'è scritto NASA. Dove? Ma. Ah, ma c'ho il cartello degli invalidi, non lo vedi? Guarda, guarda. Era coperto da questo. Sì. Io vedevo la scritta. Ah, è che lui è più alto, capito ragazzi? Lui è più alto, quindi io sono bassa e lo vedevo meglio. Stavo leggendo qua. Oh, già che di domenica qui c'è negozi aperti. Raga, ho fatto selvaggio da circa ora e c'è i rotoli di fieno. E basta. Non c'è neanche il vento, quindi neanche da si muovono. C'è il fieno e basta. C'è il fieno fermo. Oh mio Dio. Tutti con la videocamera, guarda. Dai, guarda. Ma guarda ragazzi, no, non ho visto. Però l'inviazione non è per noi sti cazzi. Ma e quindi dove andiamo ora? Avanti, a destra? Dobbiamo andare alla parte vecchia, Qua la parte vecchia? No, non è di là. E allora? Te l'abbiamo vista sta parte? Beh. E allora vai, guardala. Senza parole, è spettacolare. No, è mio. Questo è una cosa nuova.